Nel bilancio di quest'anno noi non utilizziamo avanzo di amministrazione. L'avanzo di amministrazione è quella cifra che risulta, quell'importo che risulta dal conteggio dei residui attivi e dei residui passivi. Per chi non è del settore, i residui attivi e i residui passivi sono quelle previsioni di entrata, quelle spese che ancora non si sono realizzate come entrate e ancora non sono state pagate. Se andiamo a vedere quello che risulta dalla contabilità, noi dovremmo essere un comune ricco, perché da residui attivi, diciamo l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 sono 2.740.000 euro, quello che risulta contabilmente. Però io, da assessore al bilancio che cerca di gestire la cosa pubblica come se fosse la casa mia, il mio bilancio familiare, su questa cosa sono estremamente preoccupato, perché è vero che abbiamo 3.740.000 euro di avanzo di amministrazione che risulta, però abbiamo anche 7.800.000 euro di entrate non riscosse. Allora, che il Comune sia in grado di riscuotere entrate per 7.800.000 euro, alcune addirittura relative agli anni 98-99, ecco, su questo secondo me va fatta una grossa tara, e se chiuderemo, fatta la tara, se chiuderemo a pareggio dovremo ringraziare Dio. Quindi, ecco, allora abbiamo scelto di non utilizzare l'avanzo di amministrazione, primo perché non abbiamo certezza di questa disponibilità, secondo perché essendo il bilancio comunale vincolato al patto di stabilità che ci impone la legge dello Stato, utilizzando l'avanzo di amministrazione avremmo sforato il patto di stabilità e quindi saremmo incorsi in sanzioni e in penalità da parte, diciamo, poi della Corte dei Conti e da parte della Direzione Centrale dello Stato, di controllo dello Stato, per cui la scelta è stata di rientrare nel patto di stabilità. Prego. Mi risulta che avete fatto un riscontro incrociato per i passi terrani. Sì. Non altrettanto è stato fatto né per l'ICI né per altre entità di contenuto. Cosa va bene per agli incroci, al controllo incrociato e alle gesta di questo? E questo si è destino. Mi è amico che di certo non è stato fatto. Allora, mi consenta una battuta poetica. Fino dal 2001 al 2005 noi abbiamo fatto un grosso recupero dell'evasione ICI, proprio incrociando i dati, prendendo la banca dati dell'antichezza urbana, prendendo i dati delle residenze, prendendo i dati della TAR Enel, prendendo i dati, noi abbiamo preso tutta una serie di dati e abbiamo incrociato tutta una serie di dati. Dove il dato era congruente, chiaramente la cosa andava a buon fine, dove il dato non era congruente, se c'erano elementi per fare l'accertamento si procedeva all'accertamento, dove il dato c'erano dubbi si è chiamata la gente per verificare. Quel lavoro, diciamo, cambiando amministrazione è stato un po' tralasciato. Oggi l'ufficio ICI, che prima aveva 6 persone che facevano questo tipo di attività, oggi ce ne sono 2. Quelle 2 persone soltanto a rispondere, soltanto a registrare le denunce di variazione che vengono fatte e a rispondere a eventuali richieste che vengono fatte dai cittadini, quindi diciamo la cosa. Il progetto va ripreso, è nell'intenzione, anzi nel mio progetto, diciamo nei miei sogni, di realizzare un catasto dove praticamente su una planimetria dove risulta il quadratino della casa, cliccando con il mouse del computer là sopra, pescano fuori quanti appartamenti sono, chi sono i proprietari, a chi è intestata l'utenza dell'acqua, chi paga la rete urbana, chi paga l'ICI, chi paga tutto quanto. Il giorno che arriveremo a questo potremmo fare quello. Questo lavoro, l'ingegner Cianzanti, chi frequentava il comune, era un ingegnere che noi avevamo convenzionato, era arrivato abbastanza avanti. Ci eravamo bloccati in quanto non riuscivamo a dialogare con il catasto, perché il catasto informatico è partito da poco tempo. Gli ultimi dati vengono aggiornati, sono riportati, sono verificabili in modo quasi in tempo reale,
Purtroppo i dati vecchi, noi troviamo nelle partite catastali ancora infestazioni relative al gente di Santarella, che io ho avuto modo di conoscere 50 anni fa e che è morta 50 anni fa. Quindi su quello, però con il catasto adesso anche loro stanno aggiornando, quindi sicuramente qualcosa avvieremo per arrivare a questo che dice lei. Su questo, mi permettono qua, l'ultimo indovinato che è stato l'appartamento, mi torna dicendo il comune non mi dà la residenza. Se non paga, se non fa prima la denuncia non è teso qua. No, perché lui era il quinto che abitava in quell'appartamento, secondo quella loro, perché il precedente nessuno dava la residenza. Quindi ognuno si aggiungeva all'altro. Siccome l'appartamento era fatto non si può dare. Cioè, è possibile. Ma come fate ad aumentare il 10? Questo conferma il mio dubbio. Perché quei 5, quei 4 che hanno abitato prima in quell'appartamento, non essendo stati cancellati, noi continuiamo a portarli a ruolo e portiamo a riportarli come residui attivi, perché non ci hanno pagato. Ecco perché dicevo su quei 3.740.000 grossa preoccupazione, perché queste cose sicuramente sono successe. Prego. I 3 milioni di Glielo dico subito perché l'ho verificato l'altro giorno, perché è una cosa che ci preoccupava. Allora, 2.125.000 sono relativi a Nici, poi 2.740.000 sono relativi a Nettezza Urbana, 2.447.000 sono relativi a infrazione al codice della strada, 3 milioni di euro coattivo che era stato messo all'altro anno. Praticamente di 3 milioni sono entrati soltanto 560.000 euro. Scusi, adesso che sta facendo la precisazione, per quanto riguarda quelle entrate e trasferimenti da altri soggetti, che ha detto 1.400.000 euro, sì. Lo può un po' descrivere per analitica? E chi sono questi altri soggetti? Lo andiamo a vedere. Che mi sembra una cifra abbastanza, diciamo, consistente. Allora, andiamo a vedere un attimo le entrate, perché chiaramente si sta parlando delle entrate. Sì, sì. E appunto dicevo che qui vengono registrate come entrate relative ad altri soggetti, in quanto nel titolo quarto non abbiamo l'entrata appunto alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti dallo Stato, trasferimenti in conto capitale della Regione, altri enti nel settore pubblico, quindi della provincia, e poi abbiamo quelli che sono altri soggetti, e in questo c'è 1.100.000 euro che è la Bucalossi, e l'altro adesso lo dovrei cercare, ma il grosso, diciamo, è questo, il grosso delle entrate relative ad altri soggetti. Per quanto riguarda poi la spesa, appunto andando avanti sul discorso della spesa, eravamo arrivati, titolo secondo mi sembra, se non sbaglio, al titolo terzo, all'avanzo di amministrazione, sì, e praticamente ecco, la cosa interessante per il Comune di Santarella è che noi abbiamo un bilancio che per alcuni aspetti appare un bilancio sanissimo, in quanto è un bilancio che ci consente ancora di accendere comuni per 38 milioni di euro. Questo, diciamo, se noi andiamo ad applicare le formule previste dalle finanziarie per valutare la possibilità di accesso, potremmo accendere ancora 38 milioni di euro di mutuo. Però tecnicamente, diciamo, poi sostanzialmente questo è impossibile, perché 38 milioni di euro di mutui quest'anno potremmo accendere, ma l'anno prossimo ci troveremmo da pagare circa 3 milioni di euro di rata del mutuo, cosa di cui non abbiamo la copertura, poi non potremmo avere la copertura, e quindi sono quei numeri che vengono dati come dire siamo ricchi, siamo forti, siamo bravi, ma poi in realtà sono cifre che
che chiaramente non possono produrre l'effetto sperato.